Continuo. Vai, vai. Tranquillo, non è registrato. Sarà tipo l'intro. Uè a tutti i vichinghi, vichinghe, sono Mitch e bentornati nella mia Rotto Valhalla. Oggi abbiamo come ospiti il team Bodybuilding and Performance, Nicolò e Diego. Ciao ragazzi, come va? Ciao, tutto bene. Voglio fare... Allora, stiamo calmi. È già iniziato. Allora, facciamo una breve introduzione degli ospiti per far sapere a tutti chi siete e chi non lo dovesse sapere. E poi possiamo partire subito con l'argomento scottante del momento. Andate, ragazzi. Vado io, vai. Così mi tolgo dalle scatole subito. Okay. Allora, ciao a tutti, sono Diego Liemma, Muscle Seekers su Instagram, sono un personal trainer, mi alleno da 16 anni, sono anche agonista, quindi di bodybuilding, che proprio ripudiato da me, ce lo stiamo convertendo, piano, lo portiamo al lato oscuro, al lato fabulous. E... fabulous. E niente, mi occupo di ricomposizione corporea, preparazioni agonistiche, sono di Bologna e insieme a Nicolò abbiamo portato avanti il progetto Bodybuilding and Performance. Va bene? Stato bravo? Non hai fatto del casino stasera. Molto prima bene. Volta che non fai del casino. Non ho fatto casino, mi emoziono. Ok, sempre. Bravo. Ciao a tutti, invece sono Nicola Balboni, sono personal trainer, preparatore fisico, mi occupo anche di ricomposizione corporea e di preparazioni agonistiche. Ho aperto Bodybuilding and Performance nel 2017, che adesso stiamo portando avanti assieme appunto a Diego, con un ampio, anzi un grandissimo margine di crescita. E in realtà basta, cioè sono iscritto, ho fatto scienze motorie, sono iscritto a scienze della nutrizione umana e al momento porto avanti anche... altre attività, quali appunto preparazione fisica, sono responsabile della preparazione fisica per una società di pallacanestro qua, che attualmente è la prima squadra in vetta in classifica in Serie B, se finiscono il campionato ovviamente. Questo è ancora da vedere. E basta, questo sono io. Molto bene, quindi anche oggi ospiti che ne cagano di pesi, si dice così, ne cagano, ok? Parliamo di un argomento, come dicevamo prima, abbastanza scottante, abbastanza problematico, che è quello del coronavirus, del Covid-19, e vediamo di trattarlo sotto quello che è il nostro ambito, che è appunto l'allenamento, è associato a questo un corretto piano alimentare. In questo momento, ieri 11 marzo, è stato dichiarato lo stato di pandemia per quanto riguarda appunto il virus. In tutta Italia c'è zona arancione, quindi le persone, vuol dire essenzialmente che le persone sono tenute a rimanere a casa e uscire il meno possibile, se non per occasioni straordinarie, diciamo, e anche perché comunque la diffusione del virus è diventata esponenziale, i numeri stanno crescendo sempre di più, e le indicazioni comunque sono chiare, quello che dobbiamo fare è chiaro, è abbastanza semplice rimanere a casa essenzialmente, e la responsabilità risiede in ognuno di noi, e cercare di, come ho scritto nel post di Instagram l'altro giorno, di prendersi i coglioni in mano e di fare le persone adulte, e essenzialmente non cagare fuori e non fare i bambini, per appunto non peggiorare la situazione già abbastanza brutta in cui ci siamo andati a cacciare. E come dicevo, oggi parliamo un po' di alimentazione e allenamento con i gentil signori qui presenti, e direi di iniziare con l'alimentazione. Dividiamo il podcast in due blocchi e vediamo un po' come secondo voi possiamo approcciarci in questo periodo un po' strano e appunto all'aspetto alimentare. Chi vuole partire? Vai. Allora, sicuramente la prima cosa da fare è tenere monitorato molto la condizione, cioè nel senso valutare sicuramente a che punto si è ora e non strafare perché si è in casa e quindi si mangia anche per noia. Quindi sicuramente avere un occhio di riguardo dal punto di vista lì. Per la maggior parte delle persone la cosa più adatta da fare in questo contesto, a meno che non abbiano di per sé dei NEAT molto bassi, quindi bisogna dire chi sta in ufficio non penso che abbia delle alterazioni del NEAT così importanti con la quarantena, diciamo,
per tutti gli altri sicuramente rivedere un po' l'ammontare calorico è la prima cosa da fare, però anche lì dipende molto da quello che si sta monitorando in quel periodo lì. Quindi abbassare un po' le calorie, sicuramente di 200-300, portarsi a mantenimento se si è in ipercalorica, e portarsi a mantenimento anche se si è in ipocalorica fondamentalmente. D'accordo. a meno che uno non abbia la possibilità di allenarsi in maniera regolare, comunque di bilanciare il suo NEAT con del cardio a casa, per dire, già avendo una ciclette, già avendo, facendo anche dei burpees a random così durante la giornata, si può tirare sul NEAT, quindi il dispendio, e quindi provare a mantenere lo stesso ammontare calorico. Quindi sicuramente la maggior parte delle persone però dovrebbero abbassare il chilo, senza alcun dubbio. Sicuramente per chi sta utilizzando un approccio basato sui grassi, quindi high fat, che adesso comunque è anche un po' in voga, forse possiamo dire, dovrebbe cercare di tenerli un pochino più bassi, perché i grassi tendono a funzionare bene soprattutto con un NEAT alto, indipendentemente dallo stimolo allenante, che in questo contesto qua è difficile da mantenere. Quindi sicuramente rivedere anche il ripartizionamento dei nutrienti, quello senza ombra di dubbio. E poi niente, sì, stare a normocalorica, vedere di aumentare il dispendio il più possibile con altre cose, anche facendo una doppia split in home gym o in casa con quello che si ha a disposizione, può essere la soluzione per mantenersi comunque allenato. Chiaro che lo stimolo allenante non sarà mai quello, però a livello alimentare sicuramente fare dei ragionamenti molto sul dispendio calorico più che sui macro, forse. In questo contesto. Molti ragazzi mi hanno scritto perché avevano paura o di perdere i guadagni muscolari o di vedersi meno tonici, magari quello che si perde, o di ingrassare in relazione all'alimentazione. In realtà, per avere una vera e propria perdita di tessuto muscolare, non è che basta una settimana, già ne devono passare un 10-15 di giorni di completa inattività. Quello che si perde è un po' l'effetto pump, un po' la tonicità, ma è semplicemente dovuto al fatto che appunto si è sedentari. Io ho comunque non bloccato l'integrazione dei ragazzi, ho fatto continuare ad assumere creatina perché comunque ha un forte effetto tampone contro la perdita muscolare. Ovviamente è inutile andare a prendere amminoacidi ramificati o EAA se ovviamente si sta a casa e si fanno allenamenti non impattanti. Cosa? Basta raggiungere la quota di proteine, poi anche in una situazione del genere magari anche tenerlo un po' più alte, sotto il mio punto di vista. Proteine, dici? Ma no, io parlavo semplicemente in relazione all'integrazione, perché comunque i BCA hanno un effetto molto utile negli allenamenti di resistenza che sono impraticabili. Per quanto una persona possa fare un circuito a casa, o fai 2 ore di circuito e a quel punto sei probabilmente nei Guinness World Record, o eviti di introdurre BCA. Quindi se a livello alimentare è vero che bisogna un attimo ridurre i grassi, bisogna ridurre ovviamente le calorie, evitare di mangiare per noia, è anche vero che molte delle persone che sono preoccupate di ingrassare o di perdere tonicità comunque usano integratori. Quindi io ho fatto continuare ad assumere multivitaminico, ho fatto continuare ad assumere vitamina C, in alcuni casi non ho fatto più prendere l'omega 3, però tuttavia bisogna considerare un fattore, si sta più in casa. Quindi per quei ragazzi che, a differenza mia, che da me c'è un sole che spacca le pietre, ho un terrazzo, quindi esco fuori. Però prendi per esempio un ragazzo di Milano che non esce, ecco, 3.000 UI di vitamina C insieme all'omega 3 li ho fatti tenere o li ho fatti aggiungere, semplicemente per il fatto che è una vitamina liposolubile e quindi ha bisogno di un grasso. L'omega 3 ha un effetto antinfiammatorio, può essere utile. Quindi, oltre alle indicazioni a livello alimentare, anche questo qui potrebbe essere utile. Ottimo. Quindi, essenzialmente, se si è in un surplus calorico, cercare di tornare a mantenimento se non si ha la possibilità di comunque continuare ad allenarsi come si stava facendo prima, e viceversa, se si è in deficit, cercare di tornare lo stesso a mantenimento sempre per lo stesso motivo. Anche perché, da una parte, con il surplus andremo semplicemente a ingrassare, perché non abbiamo la possibilità di stimolare il muscolo a crescere, e quindi dall'altra parte lo stesso con il deficit, se non abbiamo la possibilità di stimolare il muscolo andremo a perdere proprio massa muscolare con un deficit calorico. Siete d'accordo? Sì, quello io sì, sono d'accordo. Poi in realtà bisogna valutare, perché come ha detto Nick all'inizio, bisogna vedere lo stato di attività iniziale e la qualità della vita. Se sei uno studente,
sei già fermo, quindi i macro che avevi prima erano basati sull'inattività sostanzialmente. Sì, però prima avevi un allenamento con i pesi. Esatto. È proprio questo il punto. Se sei in ipocalorica e sei uno studente e fermi l'attività, sei già in normocalorica senza cambiare i macro, generalmente. A meno che non sei molto spinto in giù con le calorie. Per esempio io avevo, sia io che Nick abbiamo degli atleti che erano in preparazione per le gare di maggio e abbiamo ricevuto messaggi di disperazione, e ci sta perché conta che mancavano 3 settimane alla gara, hanno iniziato la preparazione ad agosto. Sì. Adesso per esempio in questa attività qui bisogna un attimo giocare con le pinze, perché non si sa se le faranno, se non le faranno, e che fa, li metti in normocalorica. E sì, è un rischio, la gara si rifà, quindi sono tante sfaccettature. In linea generale però sono d'accordo. Ok, quindi sì, la parte dell'alimentazione direi che essenzialmente è questo, quello sì, che abbiamo detto finora. Quindi possiamo passare un po' alla parte dell'allenamento. Essenzialmente qui la prima cosa da consigliare è non stare fermi, cercare di non rimanere col culo seduto sul divano per tutto il tempo a giocare a PlayStation e guardare Netflix, che sì, per carità, anche quello ci sta in 24 ore della giornata che dobbiamo stare chiusi in casa, però appunto per tenere un NEAT minimamente alto, cercare di appunto non andare in coma sul divano, ecco. Sì, quella diciamo è la cosa principale. Ok. Quindi tolto questo aspetto dalle balle, quindi cercare di camminare, magari ogni tanto alzarsi, se si ha la casa più piani, fare le scale, se si ha la possibilità di utilizzare il tapirulan, fare un po' di tapirulan, 10 minuti ogni, non lo so, 2-3 ore, e quindi appunto cercare di tenersi attivi. Nel momento in cui questo sia un aspetto appunto preso in considerazione, possiamo passare al vero e proprio allenamento. Come gestire questa situazione? Una persona che ha che deve rimanere a casa e non ha un minimo di attrezzatura, come può comportarsi? Sembra io, facciamo giro così. Allora, fondamentalmente, tipo quello che ho fatto. Allora, io ho la fortuna che molte delle persone che seguo fanno il nostro stesso lavoro, quindi che sono o proprietari di palestre o comunque hanno l'home gym o comunque hanno comunque qualcosa in casa comunque allenarsi in maniera efficace. Quindi la maggior parte di loro si sono allenati col programma classico, ho fatto le sostituzioni del caso con varianti, con bande elastiche o con manubri su alcuni esercizi, meno per quanto riguarda l'upper, perché il lower è sempre un po' più complicato, a meno che uno non abbia effettivamente un home gym completa, cosa che comunque buona parte di quelli che seguo io ce l'ha, l'avevano, quindi in realtà il problema non si è posto. Però direi di parlare unicamente delle persone che non avevano materiale a casa. Allora, io ho fatto acquistare a tutti, ho mandato 3 cose da comprare a tutti, un elenco da Amazon fondamentalmente, o poi dopo alcuni si sono arrangiati, sono riusciti ad andare al Decathlon, eccetera. Mettiamo il link poi in descrizione. Esatto. Grande. Ah beh, tanto lo sapevi che mi scordavo. quindi ho fatto prendere un set di Loop Band, ho fatto prendere... Che cosa ho fatto prendere? Ah sì, la sbarra da trazione da porta, gli anelli da attaccare alla sbarra delle trazioni e un mini set di manubri, di quelli componibili, che costava poco. C'è roba che con 150 euro okay, una persona aveva manubri, la barra, le anelle e tutto il set di Loop Band. E con quelli lì poi dopo ho strutturato un allenamento cercando di portarlo più simile possibile a quello che facevano prima come struttura di base. È chiaro che, come detto, per il lower è sempre un po' un casino, cioè nel senso, sul lower la cosa che ho impostato a tutti è stato un lavoro fortemente metabolico o comunque molto volto a ripetizioni davvero davvero alte, non per forza che andavano in un accumulo in produzione di lattato, ma che comunque andavano su range di ripetizioni tanto alti, quindi sfruttare questo periodo di inattività per tenere comunque la gamba bella vascolarizzata, ok, a livello capillare, portargli comunque tanti nutrienti, tanto sangue per tenerla il più stabile possibile come condizione, e in alcuni casi, perché no, anche migliorarla a livello di estetica, non di volume, ma proprio a livello estetica capillare andrà un pochino. Quindi a molti ho fatto fare 15 minuti di air squat
consecutivi alla fine del workout. Ho lavorato tantissimo su tutte le lenti. Cioè, aspetta, non ho capito. 15 minuti di air squat consecutivi? Sì. Sì. Ah. Anche ho messo alcune ragazze... Che palle! No. Beh, no, che devi fare? Ok, ok. Ad alcune ragazze ho messo 300 deep thrust. Io mi immagino che girano per casa, che fanno tipo così... No, ma... Aspettate, io vi faccio leggere un messaggio così in diretta, che è stato spettacolare. Non si censurerà il nome, quindi Rudy, mi dispiace. Uh-huh. Però tipo... Non so se si vede. Metti a fuoco. Maledetto, metti a fuoco. No, c'è la scimmietta che... Okay. Eccolo. 15 minuti di squat, non mi sento più le gambe. Ok, perfetto. Abbiamo le prove. E praticamente a lui gli ho scritto alla sua ragazza, gli ho detto fate 15 minuti di squat a caso, perché lo stavano facendo tutti in quel momento lì. Ho detto fatelo anche voi. E lui alle 11:30 ha fatto 15 minuti di squat. È stato bellissimo. No, praticamente... Comunque, puntare tanto sull'effort a livello di endurance, tutte lentissimi, perché è l'unico modo per creare un minimo di tensione meccanica se non si hanno pesi, e in realtà poi basta. Finché c'era il parco a disposizione, a molti ho messo lavori direttamente con le sbarre, tra pull-up, chin-up e piegamenti o dip, cioè in realtà i dip non li ha messi nessuno, però comunque lavorare su comunque split molto ampi, in che senso? Frequenza di allenamento molto alta, quindi anche doppia giornaliera, perché tanto sei a casa, cosa vuoi fare? Cioè, nel senso, se ti annoi, ti alleni. Con comunque una lower tutti i giorni, quindi tutti i giorni lower, in questo modo qua il dispendio calorico si alzava abbastanza, due o tre split per l'upper da fare in mattinata, o comunque al contrario, cioè lower la mattina, upper la sera. Però tendenzialmente almeno 12 workout a settimana, perché era l'unica soluzione per tenere comunque tutto un po' attivo, non dover fare grosse variazioni con i macro, anche perché in alcuni casi, essendo il lower comunque abbastanza dispendioso, indipendentemente dal tipo di workout, molti che erano in ipercalorica mi sono entrati in normo. Cioè in realtà ho alzato talmente tanto il dispendio che praticamente dalla iper sono tornati in normo senza cambiare di macro. 15 minuti di squat sono cardio essenzialmente. Essenzialmente sì, esatto. Come anche 300 di thrust, perché comunque ci metti anche lì un tot di tempo. Cazzozza. Quindi io mi sono mosso in questo modo. Io ho lavorato in modo diverso, ma anche generalmente i miei allenamenti sono impostati in maniera un po' diversa rispetto a quelli di Nick, perché io li faccio girare sempre su alte ripetizioni, alto volume di allenamenti, ragazzi, in maniera tale da sfruttare la possibilità di mantenerli più asciutti possibili con le calorie più alte possibile. E un periodo di stop, quindi mi ha imposto dei lavori diversi. Cioè, io ho ragazzi che magari si sono allenati anche 10 volte al giorno, 10 volte alla settimana, al giorno no magari, però con i pesi, capito? Quindi con dei ragazzi che avevano queste caratteristiche, ho fatto l'esempio anche ieri, io avevo ragazzi pronti per le gare a 600 carbo di mantenimento, cioè dovevano ricaricare, capito? Cioè, quindi come fai? L'unica cosa è stata fare due allenamenti al giorno, divisi in una parte più meccanica e in un'altra più metabolica. Ovviamente io mi ho fatto comprare prevalentemente gli elastici, perché con i manubri, purtroppo, soprattutto perché io alleno molti ragazzi di Milano, non hanno avuto la possibilità, perché la decolt non è stata completamente presa di assalto. Chi l'ha comprato su Amazon ha avuto ritardi, li consegnano fra una settimana. E quindi poi ho dovuto fare un altro allenamento con le bande elastiche e quant'altro. Ho cercato però di sfruttare il più possibile anche il proprio peso del corpo. Per esempio, invece di un affondo, per chi ha la possibilità, il pistol squat. E ho lavorato tantissimo in total body, quindi ogni giorno c'è il total body, con la differenza che dorso e gambe vengono fatte sempre, spalle, braccia, petto e spalle vengono ciclizzati. Semplicemente perché tricipiti me li fai anche o di dips tra le sedie o di piegamenti a braccia strette. Ho cercato anche di far fare degli allungamenti, quindi lavorando sì in giant set, ma con una logica, magari il primo set in statica, il secondo in pump, o comunque per chi aveva dei pesi lavoro in congestione di picco. E poi dello stretch finale. Io ho fatto anche per me l'allenamento dove, per esempio, andavo prima a contrarre il gluteo con degli hip thrust, dei bridge a gamba singola,
e dopo ci andavo a fare sopra degli stacchi a gamba singola sempre, semplicemente perché ovviamente a gamba singola almeno alleni l'equilibrio, almeno 2 kg diventano 4. Inoltre c'è da considerare che con le bande elastiche, se, visto che il movimento che mi interessa è l'estensione d'anca in questo caso, posso vincolarmi in maniera tale da renderla più difficile. Basti pensare a metterti nell'elastico dietro e passarci in mezzo, no? Ho puntato però molto sulla frequenza cardiaca, tantissimo sulla frequenza cardiaca, sono stato costretto a farlo, perché non posso passare una persona, anche le ragazze vanno tutte sui 4, 4,50 di carbo, non posso passare queste persone a 300 dall'oggi al domani, gli scoppia la testa, e quindi sono stato costretto a fare anch'io 10-12 allenamenti, e a differenza di questi della mattina full body, il pomeriggio è HIIT, Tabata e allenamento vero cardio, quindi burpees eccetera, però con ragazzi che non riuscivano a gestire quell'allenamento così intenso, perché non tutti ovviamente stanno a queste performance alte da un giorno all'altro soprattutto. Esatto, ho messo burpees ogni mezz'ora o ogni ora, 8 burpees ogni mezz'ora, che 8 burpees hai fiatone, ma dopo 30 secondi stai a posto, se ti dico farne 36 ti viene un ictus, e invece in questo modo alla fine si mantiene. A una ragazza, lei ovviamente non aveva possibilità di avere gli elastici e quant'altro, io ho detto di salire i piani delle scale 2 a 2, molto lente, in maniera tale da ripetere lo step 1000, e quindi magari si fa i sale fino al quinto piano, scende giù, risale, è molto noioso, si mette la musica, lo fa. La soluzione è questa. O si ascolta un podcast. Si ascolta un podcast. Esatto. Così si sente. Link in descrizione. Link in descrizione. Giusto. No, stavolta Mitch sei tu che lo fai. Sì, guarda, io quando dico link in descrizione, qualcosa in descrizione quando c'è. Quando ho visto il commento sono morto. Ho detto, ma non è possibile. Vabbè, io ragazzi... Una cosa, perché tutta Italia deve sapere, sono 3 mesi che il mio nome è scritto Deigo. No, l'ho corretto. 3 mesi. No, l'ho corretto. No, sono sicuro. No. Guarda il mio dito accusatore. Sta usando il dito accusatore, non hai speranza. Deigo, nell'ultimo. Ah, cazzo, non l'ho corretto. Io sto. Io vengo umiliato e sfruttato da Niccolò. Dai! Sì, e poi fa finta di niente. Esatto, dice no, guarda dite... L'ho corretto. Quando vedi gli scrivono gli occhi sembra cinese, quindi fin dall'inizio era una truffa. Ah, ok, grande. Fake. Sono fake, ragazzi, in realtà sì. Mi trovate nelle bancarelle cinesi, sapete le bambolette con la testa gigante e gli occhi stretti, sono io. Ciao. Funko. Te, Mitch, allora, come hai fatto però? Esatto. Perché allora, hai atleti diversi. Io ho atleti diversi che non hanno bisogno di tenere, non lo so, la qualità muscolare anche per 2 settimane di fermo, per esempio. Quindi ho sfruttato queste magari 2-3 settimane per anche introdurre a cose nuove. Stavi parlando prima del pistol squat, ma comunque il corpo libero dà spazio ad allenare praticamente qualsiasi parte del corpo. Sì, le gambe è molto più difficile, però con un po' di ingegno e creatività si può fare anche quello. Utilizzare, per esempio, i miei atleti qua che non possono più venire in studio, sto facendo delle schede molto molto semplici a corpo libero. Anche io ho consigliato di comprare una sbarra per le trazioni, di quelle che si possono appendere tranquillamente alle porte, che fanno a compressione. Molti si stanno costruendo i loro attrezzi, perché comunque lavorano qua vanno molto, ci sono le stalle, e quindi hanno la possibilità di costruirsi attrezzi a casa. E quindi molti si adattano all'allenamento a corpo libero. E io personalmente ho fatto tipicamente 2 full body, una con focus per le gambe e una con focus per la parte alta, e dove vado a fare molti più che squat affondi, per lo stesso discorso che diceva Diego, i 2 kg diventano 4. E con zavorre anche improvvisate, se vogliamo prendere un cartone d'acqua e portarselo sopra la testa,
non è sicuro, non è l'ideale, però in una situazione del genere può essere un buon modo per sovraccaricare il movimento. E dopo gli affondi degli split squat bulgari, comunque molti movimenti monopodalici o comunque monoarticolari che ti permettono di, per quanto possibile, sovraccaricare il più possibile il movimento, renderlo il più difficile possibile. Ingegnarsi un po' con, per esempio, una leg curl fatta per terra con l'asciugamano, in posizione supina, non so se l'avete presente, una leg extension fatta semplicemente in ginocchio, estendendo e flettendo la gamba. Quindi ci sono modi per allenarsi anche sfruttando il proprio corpo. E per quanto riguarda invece la parte alta è molto molto più semplice. Una volta che hai una sbarra per fare le trazioni, il resto ti puoi anche inventare un rematore inverso sul tavolo, ti metti sotto il tavolo e ti tiri. Puoi fare bicipiti allo stesso modo, invece che la presa prona, metti una presa supina e sfrutti invece la flessione del braccio per avvicinarti al tavolo. Potrebbero essere delle metodiche un po' pericolose, se vogliamo, a seconda delle cose che hai in casa, però sono dei buoni modi per comunque continuare a portare tensione al muscolo e non dirgli di addormentarsi, essenzialmente. Utilizzare, magari per i più avanzati, utilizzare delle tecniche un po' più particolari, come isometriche, come i classici cluster set, giocare col tempo sotto tensione, cosa può essere rest pose, tutte tecniche che comunque ti permettono, anche se non hai un carico elevato da sfruttare, ti permettono di arrivare vicino al cedimento muscolare, che è essenzialmente quello che poi ci permetterà di crescere. La letteratura ci dice che, bene o male, dalle 6 alle 20 ripetizioni lo stimolo ipertrofico alla fine dei conti è molto molto simile, seppur portando comunque stress diversi. Lo stimolo ipertrofico finale è molto molto simile, quindi sfruttare tutto questo range, non potendo stare nella parte più bassa ma arrivando in quella più alta e spostandosi molto più vicino al cedimento muscolare, appunto utilizzando queste tecniche particolari. Non, almeno sotto il mio punto di vista, non ho pensato molto al singolo gruppo muscolare, ma più al movimento. Nella mia testa, io quando scrivo una programmazione, ho sempre i classici Big Six, quindi un movimento di spinta orizzontale e verticale, un movimento di accosciata, un movimento di estensione dell'anca e un movimento di tirata orizzontale e verticale. Quando riesci a fare tutte queste 6 componenti e introdurre nel tuo allenamento, bene o male stai facendo una full body e stai allenando tutto il corpo. E appunto, con i movimenti che ho detto prima, stai effettivamente sfruttando tutti questi 6 movimenti. Davide Ann, su Facebook, l'altro giorno ha scritto un post che mi ha fatto ridere, volevo riportare qui. Ha detto che stiamo essenzialmente facendo uno degli studi, delle ricerche più grandi che siano state mai fatte, e vedere come i carichi submassimali e gli allenamenti metabolici possono portare appunto all'individuo medio, se diventeremo tutti secchi ad un certo punto o se effettivamente riusciremo a mantenere la nostra massa muscolare o a crescere. Questo è uno studio incredibile che possiamo poi analizzare in seguito. E niente, questo è il mio approccio all'allenamento. Sì, io ho fatto molto fare lavori a tempo, quindi cioè non a tempo, nel senso, ho dato il cap time, hai 10 minuti, fai per 10 minuti mi fai questo, per 10 minuti mi fai questo, 10 minuti mi fai questo, cambiando magari le cadenze. Adesso, per molti esercizi si adatta bene solo se c'è la sbarra. Però, per esempio, con i piegamenti si può fare abbastanza bene, secondo me. Tipo, primi 10 minuti mi fai push-ups con concentrica lenta, 10 minuti mi fai piegamenti classici pompaggio, altri 10 minuti mi fai piegamenti eccentrica lenta. Quindi fai mezz'ora, ti fai un volume allucinante di spinta orizzontale, hai beccato tutte e tre, diciamo, le parti interessanti a livello di cadenza, quindi partendo concentrica lenta, pompaggio eccentrica lenta. Quindi fai, come dire, che prima concentrica lenta attivi e pompi col pompaggio, appunto,
e poi dopo crei danno muscolare quando il muscolo è esaurito, per esempio. Quello può essere una cosa interessante. Stessa cosa fatta anche sulle trazioni, per chi ha la sbarra. Qui è molto molto interessante. Sulle trazioni chiaramente il volume è più basso, per ovvi motivi, però quello lì può essere una cosa interessante per l'upper, così ti fai sia tirata che spinta. Ok, non sono bilanciato, uno è tirato, tirata verticale, l'altro è spinta orizzontale. Non però, sarà mai ottimale. Però indicativamente a livello di stimolo c'è un bell'effort. Sì, direi che abbiamo tirato fuori dei bei punti comunque su cui ragionare per stilarsi la propria programmazione. E alimentazione, essenzialmente, se non si ha la possibilità di allenarsi come si faceva prima, portarsi a mantenimento e stare a mantenimento fino a quando non si ha la possibilità appunto di tornare in sala. E per quanto riguarda l'allenamento, cercare di sfruttare il più possibile il corpo libero, cercare di sfruttare il più possibile il cedimento muscolare, comunque portare dello stress molto più metabolico, magari se si era abituati a fare gli allenamenti come li facevo io. E quindi perseguire questa strada, che sicuramente non sarà ottimale, ma che comunque può permetterci di stimolare comunque il muscolo e non farlo cadere nell'atrofia, nel catabolismo. Vedi che la dieta che hai iniziato te è da 1900 kcal in salita, è capitata a fagiolo? Sì, guarda, allora, io ho la fortuna, infatti sono felicissimo di avere la sala a disposizione. Hai avuto la sfortuna di incontrarci, ma la fortuna di iniziare la dieta in questa fase qua. Così, guarda, quando tutti usciranno con la panza, tu invece uscirai addome svenato e dici, buongiorno. Ma anche la home gym, la tua è un home gym, ci puoi andare, no? Sì, sì, sono in studio adesso. Quindi niente. Noi tre siamo abbastanza fortunati in realtà. Sì, stiamo parlando di come allenarsi a casa, ma io ho l'home gym, tu hai l'home gym in terrazza, lui c'ha l'home gym. È il nostro lavoro. Se non ce l'abbiamo noi, chi ce l'ha? O no? Quindi in realtà noi stiamo veramente a posto su certi aspetti. Sì, per quello infatti mi ritengo molto molto fortunato. Bene ragazzi. Bene vichinghi e vichinghe, questo era il video. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mi piacere il video come se non ci fossero domani. Commentate qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, anche quello di bodybuilding and performance, che vi metto il link in descrizione, nei commenti, non lo so, comunque lo metto. Io so che sarà tipo la frase dell'anno questa. Tutte le volte sarà link in descrizione. Noi ci vediamo assolutamente in un prossimo video. Vichinghi, vi ringrazio per la visione e ciao, grazie. Ciao a tutti.